non possiamo dire che la vita di Davide fu una vita semplice, facile, fu una vita molto, molto impegnativa. E di certo credo che non doveva, non poteva essere il primo pensiero o tra i primi pensieri, cioè quello che esprimerà adesso Davide, di cercare qualcuno dalla casa di Saul per fargli del bene. Noi ricordiamoci chi fu Saul e chi fu Saul per Davide. E Saul più volte cercò di attentare alla vita di Davide. Saul odiava Davide. Saul temeva, perché sapeva in cuor suo che questo era stato deciso dal Signore, che ben presto avrebbe preso il suo posto. Lo odiò, cercò di ucciderlo, ma Davide non permise che radici velenose, quale l'odio, il rancore, la vendetta, potessero impossessarsi della sua mente e del suo cuore. E tutto ciò ci ricorda un po' la grazia di Dio. Quante somiglianze ci sono in questa storia con l'atteggiamento, con il pensiero, con il desiderio, con i sentimenti che Dio ha manifestato attraverso la sua grazia per ciascuno di noi. Innanzitutto, siamo noi che abbiamo cercato Dio o è Dio che ha cercato noi? Ascoltavamo dalle testimonianze, insomma, non sentivamo il bisogno, non ci sentivamo peccatori. E chi si sentiva tale? Fin quando la potenza della parola di Dio ha raggiunto il nostro cuore e lo Spirito Santo ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. Nessuno della casa di Saul avrebbe meritato di vivere alla presenza di Davide. E invece, Mefiboset annuncerà, parlerà, testimonierà, ringrazierà per questa meravigliosa grazia che gli è stata offerta dal re Davide. Quanto più noi, fratelli e sorelle, abbiamo motivo di ringraziare il Signore, colui che prima della fondazione del mondo ha progettato, ha pianificato per tutto l'arco della storia dell'umanità centrale, il punto focale era la venuta di Cristo Gesù, il suo adempimento affinché noi potessimo ricevere il perdono, ricevere questa grazia e potessimo ricevere appunto quello che era il desiderio di Dio, il piano di Dio, ricevere la salvezza. Dio voleva farci il bene. L'espressione, il progetto, il disegno di Dio era appunto la venuta di Cristo Gesù, la sua morte, il suo sacrificio. Dio da sempre ha avuto questo desiderio per tutto il genere umano. Dio ha cercato l'uomo. Vi ricordate quando peccò Adamo? Vi ricordate cosa fece Adamo? Si nascose. E vi ricordate come cosa dirà Dio quando, come tutte le altre volte, va nel giardino dell'Eden e gli chiede questa volta: Adamo, dove sei? Dio è alla ricerca. Credo che lo sia anche questa sera, alla ricerca di qualcuno per fargli del bene. Ma di certo non si aspettava che qualcuno lo venisse a chiamare per presentarsi davanti al re. E chi si aspettava? Mentre noi eravamo intenti a perseguire
le proprie vie, i propri sentieri, eravamo intenti a raggiungere i propri obiettivi, ad inseguire quella che tutti oggi inseguono, la propria felicità, la soddisfazione del cuore. E così, mentre eravamo soli, persi, smarriti, sfiduciati, pieni di paura, lontani da Dio, qualcuno è venuto a bussare alla porta del nostro cuore. Qualcuno mandato dal re va a bussare alla porta di Mefiboset. Mefiboset, quando si parla di Mefiboset, quando qualcuno parlerà di Mefiboset, parlerà di un uomo, oggi diremmo diversamente abile, storpio, la Bibbia lo sottolinea, zoppo, da entrambi i piedi. Mai Mefiboset, credo che neanche noi, fratelli e sorelle, voglio che questa parola ci porti a riflettere sulla grandezza della grazia di Dio. Mai si sarebbe potuto aspettare qualcosa del genere. E credo, fratelli e sorelle, che anche se il tempo passa, anche se frequentiamo assiduamente i culti, anche se stiamo onorando e servendo il Signore, anche se siamo devoti, impegnati nell'opera di Dio, nel servizio a Dio, fratelli e sorelle, non lo dimentichiamo mai. Noi siamo sempre quei Mefiboset. Ricordiamolo davanti a Dio. Ricordiamoglielo noi, come faceva Mefiboset a Davide. Che non meritavamo nulla, eravamo lontani, eravamo disprezzati. La parola di Dio usa questo termine e non nel senso di utilizzare, diciamo, un'iperbole, un'esagerazione. Eravamo nemici di Dio, questo afferma la parola di Dio, a causa del nostro peccato. Ma Dio ci ha cercati, voleva farci del bene, ha raggiunto il nostro cuore, non ha guardato come eravamo. Forse per gli altri non meritavamo nulla, non avevamo nulla di buono, non avevamo le caratteristiche per poterci definire addirittura figli di Dio. A Dio poco importato quello che è stato il nostro passato, perché mezzo del sangue di Cristo Gesù, attraverso quell'opera compiuta sulla croce, noi abbiamo ricevuto grazia, il perdono, la piena purificazione.